Salve a tutti e benvenuti alla 17ª puntata della nostra rubrica della redazione storica Liberi Oltre, incentrata sulla questione israelo-palestinese. La nostra puntata verterà sugli anni Ottanta e in particolare la mia prima parte sulle invasioni delle IDF, ovvero delle forze militari di Israele, nel sud del Libano. Ho volutamente usato il plurale in quanto parlerò sia dell'invasione del 1978 che dell'invasione del 1982. Prima di parlare però degli fatti militari e delle conseguenze che esse hanno avuto e che si hanno avuto su Israele, mi soffermerò sulle caratteristiche del Libano. Allora, se da un lato si può dire che da un punto di vista etnico il Libano è piuttosto omogeneo, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l'aspetto confessionale e religioso, dal quale emergono tre grandi confessioni, che sono quella cristiano maronita, quella musulmana sciita e quella musulmana sunnita. Seguono altre confessioni minoritarie da un punto di vista numerico, come la fede cristiana ortodossa e la fede musulmana drusa e alawita. Vi sono anche altre presenze che però sono abbastanza trascurabili. Non erano trascurabili, come ho già detto, le tre grandi confessioni religiose che al momento dell'indipendenza del Libano nel 1943 dalla Francia si decise di dare importanza e di una equa distribuzione dei poteri politici su base confessionale. Infatti, basandosi su un censimento del 1932, dal quale emerse la confessione cristiano-maronita come maggioritaria, con circa il 44% del totale, si decise di affidare la carica più importante, ovvero quella del Presidente della Repubblica, proprio ad un politico che avesse una confessione religiosa cristiano-maronita. Il Libano, infatti, adotta una costituzione semipresidenziale, un po' sul modello francese, nella quale appunto il Presidente della Repubblica ha maggiori prerogative. La carica invece di primo ministro per Costituzione invece veniva affidata a un musulmano sunnita. Per consuetudine, quindi non scritta nella Costituzione, invece la carica di Presidente della Camera veniva affidata a i musulmani sciiti. Oltre a questi vari attori che hanno influito nella politica libanese, vanno aggiunti anche degli elementi che possiamo definire esogeni, anche se in maniera forse ingiusta, ovvero i palestinesi che si sono rifugiati in due date specifiche nel sud del Libano. Il conflitto civile che ha coinvolto e devastato il Libano tra il 1975 e il 1990 è stato ritenuto da molti osservatori esterni come un conflitto di natura religiosa. Ebbene, questa visione è abbastanza superficiale e in verità falsa, in quanto gli scontri che si sono venuti a creare sono il frutto di tensioni di natura sociale ed economica legate alle decisioni politiche degli anni 50 e 60. In un secondo momento, effettivamente, poi gli scontri sono diventati anche di natura religiosa, ma questo è stato probabilmente una conseguenza più clanica, piuttosto che la motivazione che ha scatenato il tutto. Ebbene, tornando alle decisioni politiche nefaste che hanno poi portato alle conseguenze drammatiche nella metà degli anni 70, possiamo dire che l'economia libanese degli anni 50 e 60 ha conosciuto una crescita notevole, che però ha coinvolto essenzialmente il settore finanziario, il quale, basandosi più su investimenti di natura speculativa, ha di fatto soverchiato tutti gli altri settori dell'economia che invece non furono adeguatamente potenziati. Il Libano aveva necessità di sviluppare con riforme strutturali la propria industria agricola e l'industria vera e propria, ma ciò purtroppo non avvenne. Le banche che si trovavano nel Libano erano infatti un importante centro e snodo di flussi di capitali anche abbastanza consistenti, in quanto l'industria petrolifera, come ben sappiamo, nel Medio Oriente, particolarmente Florida, aveva conosciuto negli anni 50 e 60 una crescita notevole.
crescita che sarebbe oltretutto aumentata. Per quanto riguarda il settore primario, possiamo osservare che nel giro di appena 15 anni la popolazione libanese era composta dal 50% di contadini, questa però nel giro di pochissimi anni è passata ad essere appena un quinto. Questo in quanto molti contadini, soprattutto i più poveri e per lo più sciiti, ma non solo, decisero di abbandonare le proprie terre, che non erano più produttive. E per diventare produttiva avrebbero dovuto comprare e investire in fertilizzanti e macchinari che aumentassero appunto la produttività. Questo gran numero di persone che abbandonavano la terra si diresse verso le grandi città come Beirut, che in questo senso è un modello, con 400.000 persone appartenenti alle fasce più povere che affollarono una città che allora, all'inizio degli anni 70, aveva una popolazione di 1.250.000 abitanti, quindi una percentuale molto importante. Ne consegue quindi un grande malcontento popolare che esplode tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 con diverse proteste popolari, proteste che videro la partecipazione congiunta di diverse confessioni religiose a testimoniare come da questo punto di vista ci fosse un'unità sotto il piano confessionale, ovvero le persone di fascia più povera che si lamentavano della situazione economica piuttosto infelice. Infatti la disparità tra le fasce più ricche e quelle più povere era molto, molto grande e consistente. Come avevo già detto in precedenza, possiamo parlare anche dei palestinesi. Palestinesi che erano una presenza esterna in un paese come il Libano. Ma per quale motivo? Ebbene, alla fine degli anni 40, a seguito della guerra che gli israeliani chiamano guerra di indipendenza, in quanto a seguito della proclamazione dello Stato di Israele, questa guerra è scoppiata contro gli altri paesi arabi, i palestinesi furono scacciati in quella che viene chiamata al-Nakba, cioè la catastrofe. Ben 100.000 circa da questi trovarono rifugio nel Libano e a differenza degli altri palestinesi che si rifugiarono in Giordania o in Siria o in misura minore in Iraq, questi non ottennero alcuna concessione di cittadinanza. La motivazione è presto detta: un paese come il Libano con un delicatissimo equilibrio politico avrebbe certamente rischiato uno scontro interno qualora fossero entrati improvvisamente nel novero della politica della cittadinanza 100.000 palestinesi. Il Libano, infatti, alla fine degli anni 40 aveva una popolazione piuttosto contenuta. Nel 1970, invece, arrivarono altri palestinesi, questa volta più politicizzati, appartenenti appunto all'OLP, a seguito dei fatti del 7 Ottobre, che abbiamo già citato, quando l'OLP venne scacciata dalle forze della Giordania e dirottata dalla Siria, la quale era alleata dell'OLP, ma non era assolutamente intenzionata a tenere un problema così pressante come era quella dell'OLP, in un paese già problematico come la Siria, decise di dirottarlo verso il sud del Libano. Il Libano, ovviamente, a livello politico non aveva la forza di respingere l'OLP, aiutato dalla Siria, pertanto si venne a creare uno Stato nello Stato. La Siria da sempre ha esercitato una velleità di egemonia sul Libano, in quanto la Siria a torto considera il Libano una sua succursale, una sua provincia. Ad ogni modo, questo Stato nello Stato avrebbe creato ben presto problemi a Israele, infatti gli attacchi iniziarono praticamente subito. Fu così che l'11 marzo del 1978 un attacco terroristico presso Israele ha portato alla morte di 35 persone. Questo attacco ha seguito 3 giorni dopo l'operazione di Itanni, ovvero un'operazione militare da parte delle forze israeliane che volevano occupare l'estremo lembo meridionale del Libano al fine di scacciare appunto le milizie OLP. Forte la contrarietà della presidenza Carter, il quale stava cercando sul fine degli anni 70 di
trovare una soluzione di compromesso e di pace nel Medio Oriente, in particolare, come abbiamo già visto, tra Israele ed Egitto. È chiaro che un'operazione del genere non poteva che trovare la forte contrapposizione della presidenza democratica. La contrapposizione risulta anche nell'ONU, che elabora la risoluzione 425 e 426, che imponeva il ritiro delle forze israeliane da quei territori. Gli obiettivi dell'operazione Litani erano appunto quello di occupare la parte meridionale del Libano fino all'omonimo fiume Litani, che scorre, come si vede nella carta, nel sud del Libano, eliminare e respingere le milizie dell'Holp da questi territori e di conseguenza mettere in sicurezza le città settentrionali di Israele. Israele rimarrà nel sud del Libano per poco tempo, in quanto poi alla fine deciderà di ritirarsi. L'ONU infatti costituirà una forza internazionale che stazionerà nel sud del Libano per alcuni anni al fine di mantenere la sicurezza del paese dei ceduli. Per quanto riguarda la politica estera israeliana, all'inizio degli anni Ottanta, vediamo appunto che ha avuto un deciso miglioramento dei rapporti con l'Egitto, a seguito dei già citati accordi di Camp David, che hanno portato appunto ad un riconoscimento reciproco e all'inizio all'apertura delle relazioni bilaterali tra i due paesi. Tuttavia, Camp David non ha portato a nessuna risoluzione alla questione palestinese, che anzi è stata volutamente lasciata nell'ambiguità. Ne consegue che le maggiori tensioni con il paese arabo maggiori furono appunto con la Siria. Per quanto riguarda invece la politica interna, negli anni Ottanta assistiamo ad una decisa spinta verso uno dei temi più cari alla destra israeliana, ma in generale al sionismo, ovvero l'occupazione e il controllo della West Bank o della Cisgiordania, che paradossalmente rappresenta il cuore dell'idea di Eretz Israele, in quanto al suo interno vi sono città importantissime, come oltre ovviamente a Gerusalemme o Gerusalemme Est, le città di Nablus, di Hebron e nonché altri siti importanti per la religione ebraica. Pertanto si continuò la politica che, come possiamo vedere, era già in realtà stata iniziata alla fine degli anni 70, ma questa volta trova nel governo Begin un forte sostegno. Sostegno che prima non era stato dato così tanto da parte del governo israeliano, in quanto le colonie sono partite da progetti più privati. Uno dei grandi personaggi responsabili dell'organizzazione e della costituzione delle colonie è stato Ariel Sharon, allora ministro dell'agricoltura, ma che vedremo nelle puntate successive in quanto personaggio che ricoprirà cariche anche più importanti. Vediamo come si passa da 12.000 abitanti nel 1980 a circa 81.000 nel 1990. Questa crescita però non si ferma e sarà continua praticamente per altri 2 decenni. Le colonie sono poste in luoghi strategici, in genere sopraelevati, al fine di controllare il territorio. In questo contesto, certamente non facile, c'è stata una distensione, come ho detto, con l'Egitto. Il ritiro delle forze israeliane dalla penisola del Sinai si completa soltanto il 25 aprile del 1982. Ebbene, per la nuova presidenza Reagan questa data era fondamentale affinché si mantenesse quantomeno l'ordine e la pace fino a quel momento, e che poi, se proprio ci dovesse essere un'invasione, questa sarebbe dovuta avvenire dopo. Questo perché ovviamente l'operazione Peace for Galilee, l'attacco del sud del Libano, era stato già elaborato da Israele da parecchio tempo. Begin ha fatto i suoi calcoli politici, ben sapendo che un attacco del genere avrebbe certamente avuto un costo, ma in realtà poi nel Knesset praticamente tutti i partiti, a parte uno, erano d'accordo sulla invasione del Libano. Invasione che è avvenuta a causa del tentato omicidio dell'ambasciatore israeliano a Londra, Shimon Hagop,
ed è stata un'invasione, come vediamo in questa carta, decisamente più grande rispetto a quella del 1978. Infatti il fiume Litani è abbastanza in basso, se vediamo, e le forze israeliane nel giro di appena pochi giorni arrivano fino alla capitale Beirut e la cingono d'assedio. L'obiettivo era quello di supportare il fronte libanese, quindi i cristiani maroniti, ed eliminare le milizie Holt e di scacciarle dal Libano. Ovviamente trovarono anche la resistenza delle forze siriane che nel frattempo avevano occupato parte del territorio libanese, in quanto nel contesto della guerra civile libanese naturalmente anche la Siria ha giocato le sue mosse, giocato il suo ruolo. In questo contesto di attacco militare e di tensione internazionale, ovviamente occorre citare brevemente quello che è stato il ruolo delle due superpotenze. Ebbene, l'Unione Sovietica emerse piuttosto come superpotenza piuttosto ambigua. L'Unione Sovietica ha cercato da sempre di avere buoni rapporti con i vari paesi arabi, compreso l'Egitto, soprattutto con Nasser, nei primi anni di Sadat, fornendo armi di ultima generazione, ma allo stesso tempo cercando di evitare ogni scontro diretto e di evitare che la tensione aumentasse troppo nei confronti degli Stati Uniti, in quanto ovviamente uno scontro diretto tra le due superpotenze non era un fatto ricercato né dagli Stati Uniti né dall'Unione Sovietica, ovviamente. Ma allo stesso tempo per il Cremlino era fondamentale che la tensione non salisse troppo, affinché gli Stati Uniti si ponessero eventualmente come mediatori credibili per i paesi arabi, perché ovviamente questo scenario avrebbe rivolto i paesi arabi verso gli Stati Uniti. Quindi l'Unione Sovietica ha cercato un po' di mantenere buoni rapporti con l'Egitto, con l'Iraq, con la Siria e in un secondo momento con l'Iran a seguito della rivoluzione islamica, e in effetti ha trovato poi un discreto successo, soprattutto nella Siria, che è rimasto un alleato storico fondamentale. Più diretto e forte invece appare il sostegno statunitense. Con la nuova amministrazione Reagan, infatti, la vicinanza tra Washington e Tel Aviv sembra più forte che mai. In realtà i rapporti tra Stati Uniti e Israele sono sempre stati più che cordiali e piuttosto buoni, talvolta tesi, soprattutto durante la presidenza Eisenhower, ma in realtà mai in discussione. Probabilmente l'amministrazione Reagan ha accelerato fortemente su Israele, non tanto per questioni ideologiche o elettorali, che comunque non erano certamente indifferenti, ma più per il cambiamento di natura politica nel contesto del Vicino Oriente. Infatti, come ho già citato, la rivoluzione islamica in Iran nella fine degli anni 70 ha non solo staccato Teheran dall'orbita statunitense, in quanto l'Iran e la Persia era un grandissimo alleato degli Stati Uniti, ma anzi è diventato di fatto il peggior nemico dell'area. L'Iran dell'Ayatollah Khomeini ha affibbiato il titolo degli Stati Uniti di Grande Satana, quindi i rapporti sono stati pessimi, anche se poi in realtà, alla luce di alcuni fatti, non erano, ci sono stati anche dei contatti, in ogni caso, anche con l'Iran. Ad ogni modo, all'interno della presidenza Reagan, non tutti erano così favorevoli al supporto estremo a livello diplomatico dell'invasione israeliana del Libano. Infatti, il vicepresidente Bush e il segretario della difesa Weinberger espressero più volte le proprie riserve, mentre il segretario di Stato Alexander Haig era decisamente più filo israeliano, anche se poi lui avrebbe assegnato le proprie dimissioni nel luglio del 1982, quindi a invasione già avviata. Passando invece a uno dei fatti più noti e più neri dell'operazione Peace for Galilee e dell'invasione del sud del Libano, non possiamo non parlare di Sabra e Shatila, un massacro avvenuto nel settembre del 1982, durato circa 2 giorni, è stato compiuto dalle falangi maronite
che si vollero vendicare dell'assassinio del nuovo presidente del Libano, Bashir Gemayel, e dei suoi 25 collaboratori, tutti ovviamente maroniti. Queste falangi si diressero nei campi profughi appunto di Sabra e Shatila con l'intento di massacrare e di uccidere quanti più civili palestinesi possibile, con la gravissima complicità delle forze di difesa israeliane che in quel momento controllavano quei territori e che non solo non si opposero a una scellerata operazione, ma diedero il loro aiuto, sebbene indiretto, e non permisero ai giornalisti e agli osservatori internazionali di poter accedere ai campi profughi fino al 18 settembre, quando ai giornalisti si presentò uno spettacolo terribile. Si calcola, secondo i servizi segreti israeliani, di 800 vittime. Altre stime invece sono molto più alte, vanno sui 2.000 anche 3.000. Ora il numero non è per la verità così importante, ma quanto più il modus operandi di quello che è avvenuto, cioè l'uccisione barbara e inaccettabile di civili inermi. Questo massacro ovviamente ha avuto una eco mondiale importantissima e ha avuto anche delle conseguenze all'interno dello stesso Stato di Israele. Ben 400.000 persone scesero per le strade di Tel Aviv al fine di protestare contro il governo Begin, il quale fu costretto a istituire una commissione d'inchiesta indipendente che investigasse sul fatto e ha portato al ritiro delle richieste da Beirut, che, come ho detto in precedenza, era stata cinta d'assedio. E di fatto fu l'inizio della fine dell'operazione Pace per la Galilea. Alla conclusione di questo mio breve video, possiamo fare un brevissimo sommario di quelle che furono poi le conseguenze strategiche e politiche di questa invasione. Sicuramente Israele ha vinto sul piano tattico, arrivando a conquistare gli obiettivi che si era posta e arrivata anche a scacciare l'Holt, la quale abbandona definitivamente il Libano, riuscendo anche a ottenere la mancanza di riconoscimento dell'Holt sul piano internazionale, o quantomeno da parte di diversi stati dell'Occidente. Ma al posto dell'Holt Israele si è trovata Hezbollah, una forza paramilitare sciita supportata dalla Siria e dall'Iran, la quale da lì in poi sarebbe diventata una spina nel fianco per Israele. Bene, io concludo questa mia parte e vi lascio alla mia collega Stella. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie Lorenzo. E dunque io parlerò della prima intifada, che è una parola che deriva dall'arabo e che vuol dire rivolta, sussulto. Infatti, con intifada si intende quella serie di sommosse e contestazioni della popolazione palestinese nei confronti dello Stato di Israele. E la prima si può collocare nel periodo temporale compreso tra il 1987 e il 1993. Per capire quali furono le ragioni che portarono allo scoppio della rivolta, parto dall'analizzare il contesto economico e politico di quegli anni nei territori palestinesi. Come già spiegato nelle precedenti puntate di questa serie, con la guerra dei 6 giorni del giugno del 1967, la Cisgiordania, la Striscia di Gaza e Gerusalemme Est passarono sotto il dominio israeliano. In quegli anni vi erano circa 650.000 abitanti nella Striscia di Gaza, 900.000 in Cisgiordania e 130.000 a Gerusalemme Est. Sebbene una breve iniziale crescita economica a partire dal 67 e la conseguente nascita di una serie di strutture di governo, per quanto ancora embrionali, negli anni subito precedenti l'intifada, questi territori attraversarono recessioni di una certa gravità. Infatti, tra il 1981 e il 1986 il prodotto lordo annuale crebbe solo del 3,2% in Cisgiordania e dell'1,7% nella Striscia di Gaza. In modo corrispondente, tra il 1981 e il 1985 il prodotto lordo annuo pro capite scese dell'1,8% nella Striscia di Gaza e dello 0,7% in Cisgiordania. Le conseguenze furono ancora più gravi nei campi profughi abitati da coloro che avevano perso gran parte dei beni nel 1948 e che, come spiegherò tra poco, sarebbero diventati l'anima e la forza propulsiva dell'intifada. Inoltre, le politiche governative subordinavano i territori alle esigenze israeliane, ostacolando lo sviluppo economico palestinese.
Infatti, questa dipendenza dal mercato del lavoro israeliano e la significativa mancanza di sviluppo all'interno dell'economia palestinese rese quest'ultima vulnerabile alle fluttuazioni politiche ed economiche dello Stato di Israele. Inoltre, in Israele, nel maggio del 77, arrivò al potere un partito fondato 4 anni prima, ovvero il Likud, dall'ebraico Consolidamento, di matrice conservatrice di destra con una forte connotazione nazionalista. Sotto la guida di Menachem Begin, di fatto la politica del Likud spinse verso un'intensificazione degli insediamenti che continuarono poi ad aumentare durante il governo di coalizione formato dallo stesso Likud e dai laburisti, capeggiato rispettivamente da Yitzhak Shamir e Shimon Peres. D'altro canto, anche l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, con a capo Yasser Arafat, che ricordiamo essere stata riconosciuta come la legittima rappresentante del popolo palestinese della Lega Araba, stava vivendo un momento di crisi a seguito dell'espulsione della Giordania dopo gli eventi del Settembre Nero e l'espulsione nell'82 dal Libano a seguito della guerra. A livello regionale, gli altri paesi arabi della zona, che durante decenni passati si erano ersi a sostegno della causa palestinese, sembravano avessero ora preso le distanze dalla questione. Brevemente, l'Egitto aveva firmato gli accordi di Camp David nel 79 che condussero al trattato di pace israelo-egiziano, mossa che tra l'altro gli costò l'espulsione dalla Lega Araba. La Giordania, la quale aveva accolto migliaia di profughi della Nakba del 48, a seguito degli avvenimenti del 1970, aveva freddato i rapporti con i palestinesi. In più, la presenza militare e politica che l'OLP aveva avuto in Libano era vista come una minaccia alla stabilità anche per gli interessi della Siria nel paese. E infine, l'Iraq e l'Iran erano impegnati a combattere tra di loro nella guerra che li tenne impegnati dal 1980 al 1988. Con queste premesse, esogene ed endogene, si arrivò così all'8 dicembre 1987. Come accennato poco fa, visto la situazione economica nei territori palestinesi, gran parte della manodopera era costretta a cercare lavoro in Israele e quello stesso giorno, durante il tragitto di ritorno a casa, 4 lavoratori vennero accidentalmente uccisi da un camion israeliano. Accidentalmente, tra virgolette, perché l'uccisione avvenne proprio 2 giorni dopo l'assassinio di un colono a Gaza da parte di un membro del Jihad islamico. Questo evento fu di fatto la goccia che fece traboccare il vaso in una situazione di sostanziale tensione tra coloni israeliani e palestinesi. Il 9 dicembre, il giorno successivo, da Jabalia, che era il campo profughi a nord di Gaza da cui provenivano 3 delle persone che persero la vita, partì una vera e propria rivolta con scioperi, dimostrazioni e scontri con le forze israeliane che si propagò per tutta Gaza e tutta la Cisgiordania. L'intifada dell'87 è generalmente chiamata intifada delle pietre, poiché inizialmente non fu una vera e propria ribellione armata, ma una massiccia, persistente campagna di resistenza civile, in cui le armi utilizzate furono i sassi e talvolta le bottiglie Molotov e i coltelli. In un secondo momento si trasformò poi in una manifestazione più aggressiva con l'intervento delle forze di difesa israeliane. Si può affermare che in realtà in passato la Cisgiordania e Gaza avevano visto dimostrazioni sporadiche, isolate, con dozzine o centinaia di partecipanti, di solito giovani, ma ci volle circa un mese affinché i vertici politici e militari dello Stato ebraico capissero e ammettessero di essere di fronte a un'autentica sollevazione. Tra l'altro, le forze israeliane non erano equipaggiate e addestrate per il controllo delle sommosse, poiché abituate ad affrontare altri eserciti irregolari o forze guerrigliere, quindi si dovettero munire di attrezzature apposite per combattere questo tipo di manifestazioni, come per esempio scudi, elmetti di plastica, manganelli, lanciagranate lacrimogene e attrezzature analoghe. Trovandosi impreparata e vista la rilevanza della ribellione, le forze dell'IDF tentarono varie strategie per provare a sedarla, quali coprifuoco, pestaggi, detenzioni di lungo periodo, espulsioni e in alcuni casi anche l'utilizzo di armi da fuoco. La prima intifada è ricordata perché, oltre ad essere la prima sommossa civile incisiva dopo la creazione dello Stato di Israele, fu il momento in cui nacque e si consolidò Hamas, il movimento islamista che tutt'oggi ha un ruolo cruciale nella politica palestinese.
Hamas è l'acronimo di Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, che letteralmente significa Movimento di Resistenza Islamico e, come accennato in apertura, si formò nei campi profughi creatisi a seguito della Nakba, in cui la popolazione versava in condizioni disastrose. Esso inizialmente era in linea con gli ideali della fratellanza musulmana fondata da Hasan al-Banna in Egitto nel 1928 e considerato tra i gruppi cosiddetti neotradizionalisti dal basso, ovvero quei gruppi che avevano principalmente uno scopo sociale rivolto all'assistenza verso i poveri, alla beneficenza e all'assistenza alle famiglie. Il movimento fu attivo in Egitto e si estese anche in Palestina, in particolar modo nella striscia di Gaza, che fu sotto controllo egiziano fino al 1967. L'attività dei fratelli musulmani in Palestina ebbe inizio nel 1935, quando al-Banna visitò il Mufti di Gerusalemme al-Husseini. Come conseguenza di questo incontro, al-Banna creò e fu il capo del General Central Committee to Aid Palestine, che si schierava contro la presenza britannica e promuoveva la causa nazionale palestinese. Con il passaggio di tale territorio sotto il dominio israeliano, la fratellanza iniziò ad avere maggiore libertà di movimento, al contrario di quanto era avvenuto sotto il leader egiziano Nasser, che l'aveva dichiarata fuori legge. Hamas, infatti, inizialmente era impegnato, anche con l'autorizzazione del governo israeliano, ad operare nel centro islamico dal 1973 e nell'associazione islamica dal 1976, occupandosi dell'amministrazione degli AUCA, dell'organizzazione di progetti comunitari e la costruzione di moschee, oltre ad avere un ruolo di guida nel rafforzamento dell'ideologia islamica nei giovani in aree trascurate, come i campi profughi e quartieri urbani più poveri, sotto la guida di uno dei fondatori del gruppo, ovvero l'insegnante Ahmad Yassin. Quest'ultimo, quella notte tra l'8 e il 9 dicembre 87, a seguito di intense discussioni con altri addetti, decise di formare un braccio armato del movimento stesso, che avrebbe combattuto contro Israele in linea con la dottrina del Jihad islamico. Con gli episodi dell'87, Hamas si convertì in un vero e proprio gruppo politico ed armato, dotandosi l'anno successivo di un proprio statuto. Il consolidamento di Hamas fu probabilmente ispirato agli eventi che si stavano susseguendo in quegli anni. Infatti, un revival islamico venne comprovato con la rivoluzione comunista del 1979, che trasformò l'Iran in una repubblica islamica. La nascita di Hezbollah, letteralmente partito di Dio, di stampo islamista e sciita, in Libano nell'82, e inoltre anche in Egitto il presidente Sadat, il quale incarnava il simbolo della riconciliazione con lo Stato di Israele a seguito della firma degli accordi di Camp David, venne ucciso nell'81 da membri del Jihad islamico. Inoltre altri fattori permisero ad Hamas di farsi spazio nella politica palestinese, che furono la debolezza dell'OLP, che venne colta di sorpresa dalla prima intifada e che, essendo in esilio, aveva difficoltà nel gestire la situazione. Infatti, momentaneamente il controllo passò nelle mani dell'UNLU, ovvero la Leadership Nazionale Unificata della Rivolta, una coalizione della leadership locale palestinese che ebbe un ruolo importante nella mobilitazione del sostegno di base alla rivolta. Inoltre, 2 anni prima, nel 1985, erano stati firmati gli accordi di Jibril tra Shimon Peres e il Fronte per la Liberazione della Palestina, che videro Israele rilasciare 1.150 prigionieri in cambio di 3 prigionieri israeliani. E questo venne percepito come un voler scendere a compromessi da parte di Israele, come comunque un possibile segnale di volubilità. Il conflitto andò avanti e si stima che abbia provocato circa 1.300 morti palestinesi per mano delle forze israeliane e circa 150 israeliani uccisi dalla popolazione palestinese. A questi dati bisogna aggiungere circa 1.000 palestinesi caduti con l'accusa di collaborazionismo con l'IDF. Si arrivò così agli anni 90, quando entrambe le controparti iniziarono a pensare che forse fosse giunto il momento di arrivare a un accordo di pace. Le motivazioni che spinsero verso i colloqui sostanzialmente furono le seguenti. La leadership palestinese, con la guerra del Golfo nel 91 e il conseguente appoggio all'Iraq, stava vivendo un periodo di difficoltà politica ed economica. Nel frattempo, nella striscia di Gaza, Hamas acquisiva sempre più consenso e quindi un avvicinamento verso Israele sarebbe stato funzionale per mantenere il potere nella zona.
D'altra parte, la leadership israeliana si rese conto di quanto effettivamente fosse potente il malcontento palestinese ed era sempre più preoccupata della crescente forza di Hamas e degli altri gruppi islamisti. Quindi una forma di accordo con l'LP avrebbe potuto mitigare il potere raggiunto da questi ultimi. L'intifada ebbe anche un costo economico per lo Stato ebraico, con un calo della produzione, dell'esportazione e del turismo. Inoltre, la pressione internazionale si fece sentire, infatti il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite emanò la risoluzione numero 605 il 22 dicembre 1987, con cui denominò Israele forza occupante e condannandone le pratiche che violavano i diritti umani del popolo palestinese nei territori occupati, e in particolare l'apertura del fuoco da parte dell'esercito israeliano, con conseguente uccisione e ferimento di civili palestinesi inermi, facendo quindi riferimento alla Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra e chiedendo a Israele di attenersi scrupolosamente ad essa. Seppur disattese, seguirono altre 10 simili risoluzioni fino al 1992. Così si arrivò alla conferenza di Madrid, tenutasi appunto in Spagna dal 30 ottobre al 1 novembre 1991 e co-sponsorizzata dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, il cui rapporto progredì verso la fine della Guerra Fredda. Alla conferenza parteciparono Siria, Giordania, la delegazione israeliana e quella palestinese, accorpata a quella giordana. Tra l'altro, con la presenza di personalità provenienti solo dal West Bank e dalla Striscia di Gaza, escludendo Gerusalemme Est. I paesi arabi citati sarebbero dovuti arrivare a un accordo finale con Israele il prima possibile, al contrario dei palestinesi, per cui era previsto un accordo con la controparte israeliana in due tempi differenti. A proposito, la delegazione palestinese giordana presentò un documento chiamato, tradotto dall'inglese, Disposizioni provvisorie di autogoverno palestinese, concetti, misure preliminari e modalità di elezione, in cui sostanzialmente rivendicava il diritto all'autodeterminazione, la creazione di un proprio Stato indipendente, l'osservazione delle risoluzioni numero 242 e numero 338, le quali, ricordiamo, affermavano l'inammissibilità dell'acquisizione di territori con la guerra. In più, il testo citava anche il ritiro totale di Israele dai territori occupati nel 1967, il problema dei rifugiati sulla base della risoluzione numero 194 dell'Assemblea Generale e il richiamo alla Quarta Convenzione di Ginevra. La leadership palestinese si attenne a questi principi con incrollabile costanza anche nelle successive proposte di agenda comune. Al contrario, il documento israeliano, denominato Idee per la coesistenza pacifica nei territori durante il periodo interinale, faceva leva sulle ferite inflitte dal lungo e amaro conflitto arabo-israeliano che avrebbero necessitato di tempo per guarire, affermando che questo periodo interinale sarebbe dovuto servire per ricostruire gradualmente la fiducia e che avrebbe dovuto creare un cambiamento nella realtà di vita degli arabi palestinesi nei territori. Questo cambiamento non avrebbe dovuto pregiudicare però l'esito dei negoziati sullo status finale ed esprimeva disaccordo per qualunque modifica che fosse avvenuta unilateralmente. Inoltre, gli israeliani avrebbero continuato di diritto a vivere e stabilirsi nei territori e, insistendo sulle note circostanze degli attacchi terroristici, la responsabilità esclusiva per la sicurezza esterna, interna e di ordine pubblico sarebbe stata del governo israeliano, che si trovava di fronte a un chiaro e presente pericolo. Un'autorità di autogoverno eletta che sostituisse il governo militare, l'evocazione delle elezioni e il ritiro delle forze armate israeliane, a cui aspicavano i palestinesi, e riferimento alla risoluzione numero 242, richiamata anche dalla lettera di invito da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica alla conferenza, non vennero menzionate. Queste differenti vedute portarono a nulla di fatto. La divisione interna palestinese rimase delusa soprattutto a causa della crescente potenza dei gruppi islamici e dalla sensazione che i negoziati sembrassero offrire loro così poco. Anche Israele, pur fingendo di dare valore a un accordo palestinese-israeliano, proseguì sul campo una politica contraria allo spirito dei negoziati. Infatti, la zonizzazione delle località palestinesi, le attività di insediamento continuavano a minare la possibilità di attuare la risoluzione.
Dunque, nell'immediato, la conferenza di Madrid non portò nulla di concreto, ma gettò le basi per gli accordi di Oslo del 1993, i quali generarono speranze per una possibile risoluzione delle ostilità. Ma degli accordi di Oslo ne parleremo nella prossima e ultima puntata di questa serie, dedicata al conflitto israelo-palestinese. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale e per qualsiasi dubbio, perplessità o curiosità, non esitate a lasciare un vostro commento. Thank you.